storia della costruzione del Santuario della Madonna della Consolazione di Ghisalba risale al 1453, quando Maria apparve a una donna devota del posto, la Pia Tonolla. Si tramanda che le pose un coltello in gola e le disse che questo poteva essere tolto solo se uomini e donne di Ghisalba avessero deciso di edificare un santuario in suo onore. La costruzione fu molto rapida. Nel giro di pochi anni il santuario era in piedi. Il legame con la Madonna della Consolazione, negli abitanti di Ghisalba, ma anche dei paesi vicini, è sempre rimasto molto forte. Durante la pandemia, per esempio, la comunità ha fatto voto alla Madonna di recitare ogni ora il rosario. Due persone, di giorno e di notte, raggiungevano sempre la chiesa per intonare la preghiera che, tramite la radio parrocchiale, raggiungeva tutte le case. L'apparizione della Madonna alla Pia Tonolla è ricordata in santuario dalla presenza di un cuscino, dove i fedeli portano di frequente fotografie e scritti per le proprie intenzioni di preghiera. La richiesta di grazie alla Madonna è particolarmente legata alla cerimonia dello scoprimento. Con la recitazione di una preghiera, al termine della messa, vengono aperte le porte di metallo sbalzato che racchiudono l'effigie di Maria, situata nei pressi dell'altare maggiore della chiesa, sopra il tabernacolo. Il prossimo anno, questa statua vivrà un anniversario particolare, il centenario della sua incoronazione. Diversi affreschi, come quello presente sulla facciata laterale all'esterno dell'edificio, e dipinti, come quello situato nell'abside della chiesa, descrivono il miracolo che ha dato origine al santuario. Una scena forte nei suoi dettagli, ma che ricorda a tutti i fedeli come la salvezza riguardi la carne della persona. Sono tante le occasioni di preghiera al santuario, nel quale viene celebrata la messa ogni giorno feriale alle 17, nei festivi alle 18. La festa dell'apparizione del 14 agosto, preceduta dalla novena, richiama sempre molte persone, che seguono le celebrazioni anche dal sagrato del santuario. Oltre ai gruppi organizzati che arrivano in pullman e a chi preferisce i pellegrinaggi a piedi, giungono al santuario ogni anno anche tanti ciclisti.